55 passi nel sole, lo show di Albano e Romina Power su Canale 5, tra gli ospiti J-Ax e Fiorello. Albano Carrisi e Romina Power si preparano a tornare in TV. I due artisti saranno protagonisti dello spettacolo di Canale 5 in due puntate 55 passi nel sole. Così, il leone di Cellino San Marco celebra la sua lunga e brillante carriera. A festeggiare con lui, tantissimi ospiti, da J-Ax a Beppe Fiorello, passando per Lino Banfi e Pippo Baudo. Albano e Romina Power si preparano a tornare in TV. I cantanti, amatissimi sia in Italia che all'estero, saranno protagonisti di uno show in due puntate trasmesso da Canale 5. Il progetto si intitola 55 passi nel sole e richiama sia gli anni di carriera del leone di Cellino San Marco. Che è il titolo di uno dei suoi brani di maggior successo, Nel sole appunto, risalente al 1967. Intervistato da TV, Sorrisi e Canzoni, Albano ha dichiarato. Sarà una festa con la mia famiglia, gli amici, i colleghi più cari e qualche sorpresa. L'idea è quella di rivivere l'avventura di un ragazzo di 75 anni che è orgoglioso di quello che ha fatto. Ma ha ancora molti progetti da realizzare. Perché questo è soltanto l'inizio. Doppio appuntamento, il 23 e il 30 gennaio 2019. Per assistere allo spettacolo, occorrerà attendere mercoledì 23 gennaio. La seconda puntata, invece, andrà in onda mercoledì 30 gennaio. Nel corso del programma, gli spettatori potranno riascoltare i più grandi successi della coppia. Inoltre, attraverso dei filmati, Albano e Romina Power ripercorreranno. E commenteranno le tappe salienti della loro carriera fino ai concerti più recenti. Gli ospiti. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza di tantissimi ospiti. Saliranno sul palco, Pippo Baudo che il cantante considera un fratello. Ma anche Toto Cutugno, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi, J-Ax, I Ricchi e Poveri, Michele Placido, i due talenti di The Voice of Italy, Raimondo Cataldo e Mariam Tancredi. Inoltre, ci sarà Lino Banfi con il quale il cantante dovrebbe girare una fiction nella loro amata Puglia. Al fianco di Albano, ovviamente, Romina Power. Di lei l'artista ha detto. Una compagna di viaggio che non poteva proprio mancare, insieme abbiamo vissuto il meglio e il peggio delle nostre vite. Ma oggi le divergenze si sono azzerate e abbiamo recuperato il rispetto reciproco, un'emozione forte. Due, polemica migranti, Albano, Baglioni ha ragione, ma non può pesare tutto sull'Italia.
Interviene anche Albano nella polemica che nei giorni scorsi ha visto coinvolto Claudio Baglioni. Che rispondendo a una domanda sui migranti ha tirato in ballo i governi di questi anni, parlando di farsa. Il cantante di Celino San Marco difende il direttore artistico del festival, ma spiega che la sua visione della questione. Continua a tenere banco la discussione sulla possibilità che gli artisti parlino dei fatti di attualità. Le polemiche scatenate dalla risposta di Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo. A una domanda sui migranti continua a tenere banco e da giorni ha allargato la sua portata che ormai va oltre l'essere o meno di accordo con quello che ha detto sulla questione migranti. Viviamo in un paese incattivito. Rancoroso, nei confronti di chi non è piacevole, non ci è amico, guardiamo gli altri con sospetto. E credo che le misure messe in atto da questo governo e da quelli precedenti non siano all'altezza. Ne prendo tre io. Quattro tu, siamo alla farsa erano state le parole del cantante. Che avevano scatenato anche la risposta del ministro degli interni Matteo Salvini. Albano sui migranti. Intervistato da Oggi è intervenuto sulla questione anche Albano. Il cantante di Celino San Marco che non ha mai nascosto le sue simpatie per il vice premier. Oggi Albano difende entrambe le posizioni, quella di Baglioni che in quanto cantante e uomo può esprimere tutti i suoi pensieri, senza remore, tutti hanno diritto di parola, anche noi cantanti. Baglioni ha solo espresso un suo legittimo pensiero. A meno che non esista una regola che vieti di parlare di politica in queste occasioni, ma non mi pare. Ma anche quelle di Salvini che rispecchiano il suo pensiero sulla questione migranti. I complimenti a Matteo Salvini. Albano, infatti, ha tenuto a precisare che rispetta i migranti perché lo sono stato anch'io. Però ci vuole ordine, perché l'immigrazione selvaggia porta il caos. Certo che bisogna aiutare chi fugge dalla guerra, chi scappa dalla fame e dalle ingiustizie, ma ci vuole un'idea europea. Non può pesare tutto sull'Italia che è già disastrata di suo, ha detto sottolineando come rispetti Salvini perché è un politico che mantiene ciò che promette. Tre, Albano è in ospedale, fa felice primo bambini del Gaslini e chiama Fabio Rovazzi. Invitato dal direttore generale dell'ospedale Gaslini di Genova Paolo Petralia ieri mattina Albano ha regalato sorrisi. E selfie ai piccoli pazienti e ai loro familiari, passando due ore a chiacchierare con loro e farsi foto. Il cantante ha anche coinvolto telefonicamente Fabio Rovazzi per regalare un sorriso a un bambino.
Ieri mattina Albano ha visitato i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Invitato dal direttore generale Paolo Petralia che, con il coach di The Voice, ha voluto portare un po' di allegria al personale e alle famiglie in attesa agli ambulatori dell'ospedale di giorno. Una visita a sorpresa che è testimoniata in foto e video che lo stesso ospedale ha postato sulle sue pagine social, dove si vede il cantante tra i corridoi attorniato da fan e curiosi. A girarsi per un paio di ore nei reparti di pronto soccorso, chirurgia, cardiologia, ginecologia e ostetricia, patologia neonatale e nefrologia. Albano Carrisi questa mattina ha percorso in lungo e in largo l'ospedale Gaslini senza sottrarsi mai ad una fotografia, un abbraccio, un autografo. Invitato dal direttore generale a visitare i piccoli pazienti dell'ospedale, ha portato una grande allegria agli ambulatori dell'ospedale. Grazie di cuore da tutti noi per questa lunga visita. Si legge nel post su Facebook. Nei reparti tra selfie e saluti, nei video, si vede il cantante di Celino San Marco fermarsi nelle varie stanze. Chiacchierare con genitori e piccoli pazienti e farsi foto con tutti, sorpresi da questo arrivo inaspettato. A un certo punto, poi, Albano ha anche voluto fare un piccolo regalo a un bambino. Lorenzo, di 7 anni che non lo conosceva, ma che conosceva Fabio Rovazzi, autore di Andiamo a comandare. Volare è tutto molto interessante, diventato negli anni scorsi uno degli artisti più amati dai bambini. Albano ha quindi deciso di fare una telefonata al cantante per fargli salutare il bimbo e realizzare il suo desiderio di parlare con uno dei suoi artisti preferiti. La sorpresa di Rovazzi. Preso un po' in contropiede stavo dormendo, ha spiegato Rovazzi a un Albano sorridente. Rovazzi non si è sottratto a un saluto al bambino. Grande Fabio, mi trovo all'ospedale Gaslini, a Genova. E c'è un bambino che è in attesa di rimettersi in forma per continuare il cammino della vita e voleva semplicemente salutarti, ha detto. Prima di passargli il bambino, grande Lorenzo, mi raccomando fatti coraggio, ti abbraccio fortissimo, ha detto Rovazzi.